Bene, buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo qui per questo incontro prima delle, delle canonizzazioni di domenica con degli ospiti, degli amici e siamo lieti di questa occasione. E darei però innanzitutto subito a loro la parola, la possibilità di, intanto di, di dirci una loro parola su, su quello che avverrà nelle prossime, nei prossimi giorni. E, anzitutto, forse a su excelencia el arcivescovo de Buenos Aires, a quien doy inmediatamente la posibilidad de. Di... Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Para los argentinos es un hecho importantísimo tener nuestra primera Santa Argentina y por eso nos sentimos muy felices, muy alegres y muy desafiados. A vivir en la actualidad, en este 2024, las notas de la santidad de Mamantula. Así que queremos compartir con ustedes la alegría, pero también no quedarnos solamente en la memoria agradecida por su vida, sino también desafiarnos con las notas de su santidad a poder vivir en el mundo de hoy y en la Argentina de hoy lo que Mamantula nos legó. Gracias. Gracias, Ley. Diamo, por la palabra a Monseñor. Bocali Chiglic, por una palabra y poi... Buenos días, buongiorno. Soy obispo de Santiago del Estero. Es una región del noroeste de la Argentina, a 1100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de la capital del, del país. En esta Santiago del Estero ha nacido María Antonia de San José, o la mamá que va a ser canonizada el domingo. Esas son sus orígenes, sus raíces y el inicio de su vida. Y ciertamente nos dio la noticia de la canonización una profunda alegría, muy esperada por, nuestro, por nuestra iglesia y por nuestro pueblo, ¿no? Estos últimos años hemos vivido en una expectativa y en la preparación de este acontecimiento, ¿no? Y nos da muchísima alegría y gratitud de corazón, ¿no? Agradecidos por este don. Sabemos que el santo es un don de Dios. Así lo concebimos, así lo vivimos, ¿no? Venimos a agradecerlo en, también en la persona del Papa Francisco, ¿no? Pero trayendo también eh, los sentimientos, la actitud de nuestro pueblo fiel, ¿no? Nos da mucha alegría de compartir aquí en el. En el centro de la cristiandad, ¿no? este acontecimiento de una mujer que nació en un lugar muy humilde, muy pobre, pero que tiene un alcance universal en este momento. Muchas gracias. Gracias, Eccellenza. Forse una palabra da parte de la postulatrice, prima de pasar la palabra a Manzoni Bocciatei. Sí. Buongiorno a tutti, yo eh, soy Lavoato Silvia Correale, eh, soy italo-argentina, estoy eh, aquí por eh, muchos años, porto avanti. diverse cause di beatificazione e sono molto contenta, felicissima no? come postulatrice di essere arrivata a questo momento, soprattutto in una causa come quella di Maria Antonia eh, de San Giuseppe Pagli Figueroa, che per qualsiasi donna argentina è un modello di vita molto importante e, e che noi per per tutto quello che ha fatto, non solo per l'ambito ecclesiale, sino anche per la storia della nascita della nostra patria. E la consideriamo la madre della patria. La madre della patria. E in questo momento è molto importante questa canonizzazione. Grazie. Grazie a lei, e Monsignor Bocciatei, segretario della Conferenza Episcopale. Ecco, sono Alberto Bocciatei, segretario generale della Conferenza Episcopale Argentina, vescovo ausiliare della Plata, vicino a Buenos Aires. Come chiesa, noi siamo in festa, come diceva l'arcivescovo di Buenos Aires, ringraziando Papa Francesco questo regalo che ci fa con questa canonizzazione nel contesto della sinodalità. In un tempo forte di una chiesa sinodale, laicale, di ricerca della donna, l'anno di preghiera in preparazione all'anno santo il prossimo, il 25. Quindi è un contesto ecclesiale meraviglioso per eh, sottolineare la vita di questa donna, Mamantula, che con una decisione fortissima di fede ha peregrinato, ha fatto tutto il giro praticamente dell'Argentina di quel tempo. Eh, con l'annunzio del Vangelo e la predica degli esercizi spirituali sottolineando la spiritualità, il bisogno di spiritualità. Quindi siamo in festa e ringraziamo eh, Papa Francesco e tutti voi di essere presenti oggi qua. Grazie e prima di cominciare con le interviste ringrazio le loro eccellenze, la postulatrice che sono qui, ringrazio anche le altre eccellenze dell'Argentina che sono qui in questi giorni e che sono qui in sala con noi e quindi se c'è la possibilità eventualmente anche di avere una conversazione con loro è possibile. Chiederei a chi è qui al tavolo se si potete mettervi un attimo davanti così aiutiamo i fotografi a fare una foto di voi e poi possiamo cominciare con le interviste qui in sala.